Siamo adesso qui a bordo campo con l'avvocato Maurizio Cappelbianca della Scuola degli Avvocati che partecipa al 10° torneo degli Scugnizzi. Ecco qua, avvocato, allora ci racconti la sua esperienza. Allora, è stata un'emozione davvero unica poter giocare con dei ragazzi qui ad Airola. Speriamo di poter ripetere negli anni questa tradizione che ci ha accompagnato, di unire insomma l'utile e il dilettevole per questi ragazzi che hanno bisogno di un poco di sport, che è un modo di aggregarsi e di aggregazione davvero unico. È stata un'emozione unica, indimenticabile. Siamo venuti tutti qui da Napoli per poter giocare a calcetto con i ragazzi che sono qui nell'istituto minorile di penitenziario di Airola, e diciamo con le dovute diciamo, presentazioni. C'è anche il Raul che ci accompagna qui e ci spiega e ci rende la giornata più lieta. Ringraziamo tutti quanti voi di essere venuti e ringrazio i colleghi che con le loro gesta atletiche ci hanno permesso di trionfare come a noi piace. Perfetto. Intervistiamo un altro rappresentante della squadra, l'avvocato Vitiello. Avvocato, che esperienza, come valuta questa esperienza? Allora, per me è la prima volta e spero che non sia l'ultima, perché quando si tratta di sociale è sempre un'occasione buona. Poi il bello è che qui al centro del campo non ci sono detenuti, avvocati, giornalisti, non, insomma si è tutti uguali, si gioca per il gusto di giocare, di stare assieme e anche per vincere, perché no, però quello poi è il secondo piano. Esatto. Assolutamente, diciamo che l'occasione è propizia per stare assieme, oggi è una meravigliosa giornata, sembra agosto. Bene. Esatto, perfetto, così festeggiamo tutti quanti insieme Assolutamente, poi iniziative di questo tipo, insomma, in un istituto penitenziario dove il recupero e il reinserimento sociale dovrebbero essere insomma, una finalità importante, noi dobbiamo stare vicino a queste iniziative e proporne anche altre, non ci dobbiamo fermare.